Intanto ciò è bello perché crea atmosfera. Hai capito? Oppure poteva fare una caricatura di noi. Chi è quello? Mi sa tanto che siamo finalmente in diretta. Allora vi ho lasciato poc'anzi nel viale nano, nel vialone nano, una battuta del riso di queste parti. No, nel viale principale della giornata delle idee da Mantova 2018 a domenica 16 settembre. Siamo qui con noi, insieme a noi, con voi, naturalmente con degli artisti. Come potete vedere dal riquadro qui sopra la mia testa, vedete che abbiamo qui a fianco un artista di questo atelier. E adesso andiamo a parlare con Luca, i nostri ospiti, certo, che sta appunto dimostrandoci la propria arte del disegno, e naturalmente vedremo anche dei disegni di alcuni di questi artisti che hanno esposto e hanno avuto la possibilità. Prego Luca, lascio a te la parola. Esatto, allora come dicevamo Gian, girando come stiamo facendo tutt'oggi qui alla giornata delle idee, ci siamo imbattuti delle idee, mi sono già perso, siamo solo alle 20 intervista, ma è un option. No, a parte la battuta, ci siamo imbattuti, come ci è già capitato in diverse occasioni quest'oggi, in artisti del disegno. E in questo caso abbiamo anche trovato qualcuno che li coadiuvava in qualche senso, in qualche modo, e che ci diceva avere anche un atelier. Ci racconti un po', prego. Cioè, in pratica questo è uno spazio che abbiamo istituito con un gruppo, con l'associazione che, diciamo, che ho fondato, che si chiama Alcen Rosso, e che ha lo scopo di stimolare la creatività in tutte le persone che vogliono partecipare. Possono partecipare anche persone con dei disagi, che hanno proprio voglia di tirar fuori. Infatti il mio atelier, con il mio atelier cerco proprio di usare il metodo maieutico oltre che alle tecniche artistiche, e diciamo sono uscite delle cose molto belle, e tante persone sono scoperte anche degli artisti, e quindi ho sviluppato questa ricerca negli anni, e quindi adesso esponiamo varie opere di vari artisti, diciamo, e più che altro sono persone creative che hanno bisogno di creare anche per esprimere i propri sentimenti, la gioia, il dolore, come può essere anche Fabio, che è qui vicino a me, che usa la scrittura generalmente per esprimersi, ma unisce anche dei disegni molto fantasiosi e fantastici, e che gli servono anche proprio per la scrittura e viceversa. E quindi infatti, come dicevamo anche nel fuori onda Gian, sì, prego. No, volevo dire, poi anche per darvi spazio, farvi pubblicità ovviamente, l'atelier appunto, dunque, come si chiama e dove si trova, dov'è sito esattamente, allora, se vi volessero venire appunto a vedere? Cioè, in pratica adesso stiamo progettando il corso del prossimo anno, diciamo si chiama Spazio Blu, okay, l'atelier, e verrà fatto in una sede che non abbiamo ancora ben definita. Comunque diciamo l'associazione che lo diciamo che lo fonda è Alcen Rosso, e io sono Silvana Crescini, la conduttrice, ecco, con un'esperienza, dire, infatti, pluriventennale. Mi piace questo pluriventennale. Sì, perché diciamo ho fondato l'atelier nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, che ho guidato, brava, per oltre 20 anni, e quindi adesso finito ospedale psichiatrico con cui lei praticamente ho fatto pittura, disegno e pittura con i malati, bene, per oltre 20 anni, e lì diciamo è molto conosciuto anche perché organizzate molte mostre in giro per l'Italia ma anche in Europa. Bene. E adesso, finita quell'esperienza, continuo sempre questo lavoro che diciamo io sono artista, pittrice e scultrice. Ah, ok. Questo, ecco, lo faccio anche perché sono talmente appassionata del mio lavoro che voglio che anche gli altri possano esprimersi. Giusto. E quindi dà spazio anche agli altri, dando, come diceva prima, valore, esperienza, ecco, di conduttrice, e questa sensibilità anche, immagino. Sì, perché sì, a me piace molto, e poi trovo dei risultati eccezionali, proprio anche di benessere psicologico, che viene sia le persone che partecipano, anche per me, che ho questa soddisfazione di riuscire a tirar fuori negli altri, che, certo, arricchisce anche me naturalmente. Chiaro, anche perché immagino che con l'arte del disegno loro poi possano, come diceva, sì, lei, esprimere proprio, sì, i propri sentimenti, tirar fuori anche delle paure, ma, certo, esprimere la gioia anche,
e cioè esprimere i sentimenti, quelli che magari un'altra persona tiene tutti per sé, magari sta male, certo. Ma questo è un mezzo per esprimersi, certo. E la creatività fa molto bene. Chiaro, come tutte le forme d'arte, quindi immagino, esatto, che sia utile a livello anche psicologico, psichiatrico, sì, per diciamo venirne... Questo è sempre stato un po' il mio ruolo. Ok. Quindi diciamo che ho questa esperienza, ma non mi piaceva finirla e basta. Bello. Quindi vado avanti finché posso. Adesso non abbiamo ancora deciso come, dove e quando, ma ci sarà ancora un proseguimento di questo corso. Bene. Beh, possiamo anche vedere alcuni di questi, esatto, lavori. Esatto, soprattutto magari diamo anche la parola a chi è qui da noi. Esatto. Sì, perché magari c'è Fabio che lo vedo che sta scalpitando. Sì, infatti. Quindi, Fabio, ma... eravamo rapiti effettivamente da ciò che ci stavano raccontando. Anche perché è interessante, sarebbe bello, non è vero, tempo, è vero, ma non vogliamo tediarvi, anche approfondire l'argomento. Di come erano gli anni in cui lei ha lavorato, perché immagino, comunque, vabbè, chiudo qua io. Esatto. Andiamo a vedere, sì, interessante, anche perché cosa. Sì, è veramente dal momento bello. Che alla tua destra, caro Gian, hai uno, sì, degli artisti, ricordiamo che nel riquadro che gli spettatori stanno guardando la casa, in alto a destra, sopra la destra di Gianluca, più o meno, state in questo momento vedendo un artista che in questo momento sta creando. Cosa non lo vedo ancora, lo vedremo alla fine. Non può e non vuole parlare perché si esprime con l'arte. No, gli hanno tagliato la lingua. Sì, non c'è l'audio anche. Non c'è neanche l'audio. Faremo parlare qualcuno per lei. Però andiamo intanto a parlare e mostriamo anche questi altri con Fabio, esatto, questi disegni. Caro Fabio, guarda, io... per non togliere, non so se fa l'inquadratura lì dal telefono oppure se mi avvicino a quella principale. No, avvicinati così faccio, alla principale. Mi avvicino alla principale, sì, esatto, così. Allora, io mentre vado... Mentre ti avvicini, lasci il microfono a Fabio. Esatto. Così Gianluca, intanto gli faccio due chiacchiere. Fa la chiacchierata. Esatto. Gianluca, guardi, è abile, può fare tutto. Lui vola anche. Allora, caro Fabio, innanzitutto, tu come nasce la tua passione per il disegno, per anche per le storie? Perché ricordiamoci, come ci diceva poco fa, che in realtà tu scrivi anche. Sì, in realtà ho cominciato più che altro scrivendo. Sì. E solo successivamente mi è venuto in mente di riportare anche proprio visivamente alcuni dei personaggi di cui scrivevo. Sì. E quindi diciamo che... La passione, sì, è un po' scaturita da un bisogno un po' di sfogarsi, ma anche un po' di... esprimere le fantasie che avevo in mente praticamente da sempre. Sì. Sono sempre stato una persona che fantasticava molto. Sì, sì, sì. E a un certo punto ho deciso appunto di sfogare questa fantasia. Di metterla nero su bianco, diciamo. Sì, di sfruttarla a livello di scrittura e poi anche di disegno. Quindi tutto è nato con la scrittura e poi hai affiancato il disegno, cioè i personaggi delle tue storie, diciamo così, sì, sono quelli che in questo momento, per dire, sta rappresentando. Sì, alcuni sono qui. Raccontami magari, non so se hai visto quello che sta... Sì, esatto, il primo, quella specie di maschera. Ok, la maschera che... Okay, la maschera... Come è nata? Perché è la maschera che piange, pensando, credo. Pensando a una rappresentazione della sofferenza stessa. Sì. Che non fosse la solita maschera della tragedia del teatro, sì, ma che rappresentasse proprio il dolore, mm-hmm, e il fatto che il dolore debba essere sì vissuto e affrontato, sì, ma non debba controllarci e diventare il nostro padrone, il nostro re. Sì, e tu nella tua storia personale quindi ti sei imbattuto nella scrittura e anche poi successivamente nel disegno, perché insomma hai tratto ispirazione dalla tua vita, da... Sì, anche dalla mia vita, ma anche rielaborando cose fatte, sì, da altri, da soprattutto altri, sì, scritti, essendo appassionato di libri, insomma. Ho capito, beh, è bella questa cosa, riuscire a... Tanto scusami, sto guardando Gianluca che intanto va fuori... va fuori completamente dall'inquadratura, ma bello così. E dimmi... A cosa vorresti essere tipo da qui a 5-10 anni? Come ti vedi dal punto di vista chiaramente della scrittura Io disegno? Spero di riuscire a pubblicare, sì, quello che ormai ho già scritto in realtà. Ah, bene, bene. E dovrò
perché purtroppo l'ho scritto tutto a mano, quindi lo devo trascrivere a computer. Sì. E in realtà conosco già qualcuno e forse riesco a pubblicarlo se le opinioni sono positive. Esatto. E dimmi una cosa, sono più che altro piccole storie oppure sono... No, ho fatto proprio un romanzo vero e proprio. Un romanzo, quindi... cavolo, impegnativo. Sì, sì, una cosa molto più lunga, anche come il tempo che ho impiegato. Ci credo. Ho cominciato a scrivere che era il 2012. Hai finito? Non ho smesso ancora, sto continuando. Non hai smesso, ok, perfetto. Beh, insomma, diciamo che... Adesso, al di là del, lo dico soprattutto perché ci vedrà da casa o ci vedrà successivamente, la voce arriva perfettamente a casa, però chiaramente in questo momento, sai, con la, i rumori di campo, talvolta qualche parola me la perdevo. Ho capito molto bene tutta la ciò che ci hai raccontato quest'oggi. Gianluca l'ha anche mostrato in video. Ricordiamoci che c'è anche un'altra ragazza. Io vorrei far parlare, ma lei non vuole parlare perché sì, dicevamo. Mi avvicino, quindi lo spazio qua in cima dove vedete sì. La nostra... Come ti chiami? Così è costretta a parlare. Almeno il nome lo deve dire. Alessandra. Cara Alessandra, cosa stai disegnando? Ma il... Sto scrivendo il curriculum. Ho iniziato da delle linee molto casuali e poi dopo, da quello che vedo nelle linee, disegno... Cioè, come se si formasse da solo. Bella questa cosa, dalle linee surreali. No, considerando, ho capito, perché sai che la voce sono sì, un po' lontano. Per quello ci sentiamo non. Però dal punto di vista dell'idea è interessante. Sono curioso di vedere come va a finire, però. No, io ringrazio invece Sabrina che è qui con noi, che ci sta veramente dando una mano importante. Sabrina gli è venuto un cramp al braccio, sì, probabilmente. Però Sabrina, lei se ne intende, posso leggere Sabrina? Pensa, cara Alessandra, che qualcuno qui a fianco a te, che è appassionato e proviene anche... Che non è Gianluca. Esatto, la nostra Sabrina, che ci sta aiutando in grande stile, veramente, mi scriveva poc'anzi, mi diceva che... Questo disegno parte da linee astratte, quindi pensa un po' se non se ne intende, nelle quali poi si vede che le immagini praticamente compaiono a fine disegno. Ti piace questa sua... Ma è quello che ha detto lei. Ti piace? Cioè esattamente quello che appunto sto dicendo. Cioè. Me l'ha scritto prima che tu parlassi. No, è che non ha preso le medicine oggi. Sono io che le ho prese le medicine. Sì, però complimenti veramente. Allora, raccontaci un po' da dove parte anche la tua ispirazione. Io faccio così, Sì, sì, fai così. Ho studiato prima illustrazione, fumetto, illustrazione, poi ho fatto un corso di visual effects e lavoro nella moda, nel 3D. E, cioè, io ho sempre adorato disegnare, poi... C'è anche un modo a volte per buttare fuori tutto quello che ho in mente, che penso che sia un po' quello che è l'arte, cioè se non serve ad esprimersi non vedo quale sia l'obiettivo. Comunque Gian, e poi è bello perché Alessandra non vuole parlare, si vede timida, sì, ma intanto continua a disegnare, ti voglio mettere in imbarazzo, esatto. No, mi sembra, sai quelli che ti chiedono l'elemosina fuori dal centro commerciale? Sì, uguale, ti sì. Tratta così, cioè come se tu stai andando lì, io vado alla macchina, guarda, lasciami stare. Comunque mi siete divertiti che io vi ho fatto fare, mi so troppo. Grazie Sabrina, perché lei mi voleva dire una cosa e io ho capito adesso cosa. Bene, allora, io direi... Che loro devono anche andare avanti. Sì, anche perché secondo me hanno abbandonato. Anche secondo me vi hanno abbandonato. Sì. No. Ricordiamo il vostro progetto, quindi Luca Passacuola. Esatto. Allora, se ci può, che per l'anno prossimo, tra l'altro, insomma, dell'atelier, insomma. Appena possiamo. Esatto, ricordate anche il nome del progetto e l'atelier, scusami. Progetto Spazio Blu. Si terrà a Mantova, una sede da stabilire. Accettiamo iscrizioni. Fino a 15 persone e cercheremo di pubblicizzarlo magari su uno dei... Allora diciamo che noi ci impegniamo, caro Gian, lo dico anche a te ma mi ignora, ci impegniamo. No, perché sono veramente rapito. Ah,
Vedi, c'è un momento dove la montagna. Non andare, vieni con noi. Ah, peccato. Stanno andando via. Sì, dai, dobbiamo lasciare andare. Ci congediamo subito, allora ci impegniamo magari nel nostro piccolo, magari a farvi conoscere sulle nostre reti. E così magari quando vedrete questa diretta potrete anche condividere in qualche modo questa chiacchierata che abbiamo fatto. Caro Gianni, io sono rapito, Luca, dal disegno che sto, bellissimo, veramente. Ancora un minuto e devi pagare il biglietto. Sì, esatto. Direi che basta. Cioè, fantastico. E io, ragazzi, direi che possiamo fare un selfie. Me lo faccio da solo. Bene, ce lo farà sempre Sabrina. E ci mettiamo in posizione. Noi siamo proprio easy. Qua ci manca solamente il tè, il caffè, tipo tea bar. Prego, Alessandra, vieni con noi. Pure Fabio, vieni pure qui davanti. Non ti sedere perché ho tolto la sedia. Perché lo facciamo. Vieni, Fabio. Allora, no, noi sempre in diretta. Vi faccio un po' la telecronaca con Sabrina, che ci fa il selfie. E il selfie per Radio Science. Sempre manco io. Dite cacciotta. Cacciotta. Che bello. Bene, e seguiteci su Radio Science con la giornata delle idee da Mantova. Salutiamo anche la regia, il nostro Ugo, testa di caso, e naturalmente tutti quanti quelli che ci ascoltano. A tra poco con altri ospiti. Ciao!